qui amoroso con Cagliano, li prende con la palla. Spero per Michi Barbera che lui sia mancino, perché se no ha sbagliato un gol incredibile. Riprendiamo il match. Giuri, Peppe Lizio. Attenzione, bravissimo per Ricozzo! Per attenzione, l'ottimo Cartella! Di pochissimo! Non trova la rete, eh! Prova lo scavetto! Giuri, grandissimo assist! Se ci fosse forse un premio assist lo avremmo qua, Giuri! Grandissimo adesso dentro! Non solo è abilissimo nel controllo della rete, ma anche per regalare dei pezzettini di palloni per i suoi compagni di squadra. Questo significa naturalmente il rischio di gioco di squadra per lui, mentre riprende l'azione. Gioco interrotto dell'arbitro Davide Tranchini. Prende Yuri, Tranchini, va via. Però la palla viene messa, curata a Beto Cardella, adesso nel giro di marcia, Piero Bertiguccio, che però è la famosa travessa, ma ovviamente sono vissuti al pallone. Quindi il pallone cerca gli spazi, però non riescono a trovarli in questo momento. 8-3 per i sopravvissuti, che tentano ancora sempre di attaccare, di segnare tanti gol. Picuccio, va bene Alberto Cartella, sbaglia il passaggio per Di Maggio, termina fuori Miccio, Yuri mette il tacco, ancora Yuri, Picuccio trova Di Maggio, incredibile, e finisce qua intanto il primo tempo. Di Maggio aveva avuto l'occasione buona per regalare un gol alla fidanzata, non c'è riuscito, finita la partita, finisce la partita, quindi 8-3. È finita, per ben 8-3, ricordiamo le reti realizzate dello staff da parte di Tony Figuccio, doppietta poi di Beto Cardella, mentre per i sopravvissuti reti doppietta di Peppe Lizio, anche per Davide Leo, tripletta per Yuri Rondello.